Dormivo come di solito non faccio, stranamente sereno e senza pensieri, e sembrava che una mano mi scuotesse i piedi. Non credo di essere stato immerso in un sogno in quel momento, non pensavo a nulla, la mente era libera e leggera, ed ho fatto un po' di fatica a capire che qualcosa stava succedendo, che qualcuno volesse che mi svegliassi. Ho aperto gli occhi a fatica e mi apparve una figura che ancora non riuscivo a mettere a fuoco. Io che dormo pochissimo, in quei momenti dormo, ma vedevo un'immagine in bianco e nero. Poi i cristallini iniziano il loro lavoro e le lacrime rendono nitida la figura davanti a me. Tutta in sfumature di grigio, ma non grigio grigio, quel bianco e nero un po' giallo delle foto che ho qui nella scatola. Quando riconosco che ho davanti un uomo di 52 anni che non vedevo da 52 anni, osservo il suo viso che sorride non appena comprende che io avevo capito. Era soddisfatto, felice di essere lì con me, anche se in bianco e nero e virato seppia, con quell'espressione che hai in quei momenti in cui fai una cosa che volevi fare da tempo. Quella camicia estiva, anche se oggi fa freddo, i pochi capelli perché l'elmetto in Albania li aveva rovinati. «Ciao nonno, come stai?» «Dio, come sono contento di vederti!» Sentivo le sue mani sul mio piede, lo sentivo, e per un attimo ho ripercorso quei momenti in cui scendevo in barella alla scala dell'hotel in cui eravamo in vacanza. Ed io avevo 3 anni, e lui 52. «Ciao Massimo, sei cresciuto un po', vedo.» «Beh, dovresti aver visto tutto da lassù. Come mai ti meravigli, nonno?» «Vedi Massimo, in realtà io sono rimasto qui, come quel giorno di agosto in cui in spiaggia ho bevuto una birra con tuo padre e non so bene cosa sia successo dopo.» «Nonno, come mai ti sento così forte? Sento la tua presa, non sei un sogno, sei reale.» «L'emozione non c'era in quei momenti, era tutto normalissimo, naturale, non come adesso che ho un nodo in gola.» «Nonno, come stai?» «Sto bene Massimo, è il 1968 e abbiamo appena vissuto anni incredibili, di gioia e di crescita. Anche se vedo che quest'anno sta portando un po' di tempesta.» «Sei preoccupato, nonno?» «No, Massimo, non mi guardo indietro, perché nel 1943, quando è nata tua mamma, io ero in Grecia a fare la guerra ed avevo una paura enorme. Ho lottato e ne sono uscito. E poi ho visto l'Italia rinascere. Ed ora non voglio che tu possa rivivere certi momenti. Ma quanti anni hai?» «55, nonno. 55 per la prima volta vedo nitidi i contorni del tuo viso, vedo le tue spalle larghe, sento il tuo calore. La nonna mi ha parlato sempre di te e mi diceva che per lei ero il suo Francesco. Secondo lei ho preso tutti i tuoi difetti, tipo quello di alzare le mani, ma poi non credo che sia un grande difetto perché a modo nostro abbiamo sempre fatto del bene.» «Massimo, allora sono passati tanti anni da quel 1968. Avete risolto tutti i problemi? Io ho perso molti amici in guerra. Abbiamo regalato anni della nostra gioventù per liberare l'Italia. Avevo 22 anni in Albania, 23 in Grecia. Avete risolto tutto? Oggi vivete bene? Siete felici? La nostra eredità vi ha donato gioia?» «Sai nonno, per un po' è andato tutto bene. Poi abbiamo scordato di essere uomini, abbiamo pensato ai diritti prima che ai doveri, a noi prima che agli altri. Siamo caduti in basso.» «Quante lire al mese guadagni, Massimo?» «Non ci sono più le lire, nonno. Oggi ci sono gli euro e ce ne sono pochi. Io me la cavo. La vostra eredità di persone lavoratrici pronte al sacrificio l'ho fatta fruttare, ma tanta gente soffre.» «Ma dopo la guerra tutti erano amici, fratelli, solidali. Mi ricordo, Massimo, quella sensazione di leggerezza che abbiamo sentito tutti alle parole "La guerra è finita!" Com'è possibile che le persone se ne siano dimenticate?» «Hanno dimenticato questo e tanto altro, nonno. E stanno tornando nella situazione in cui eravate voi 100 anni fa, dove la fame e la paura hanno portato il popolo verso soluzioni poi rivelatesi disastrose.» «Massimo, sei andato a scuola?» «Sì, nonno, mi sono laureato.» «Massimo, hai portato la divisa?» «Sì, nonno, ero cavaliere di Savoia.» «Massimo, hai dei figli?» «No, nonno, il buon Dio ha deciso diversamente.» «Massimo, ti sei comportato bene con la nonna Margherita?» «Sì, nonno, ero il suo cavaliere.» «E la mamma sta bene?» «Ci sono io, stai tranquillo.» «Massimo, io non riesco ad essere né triste né preoccupato. Io vivo nei miei anni felici con tutti i miei amici e a loro racconterò del mio nipote che ho lasciato 52 anni fa, quando avevo 52 anni. Il mio nipote che si ricorda di me da vivo, che ha fatto in tempo a guidare la mia 1100 grigia senza avere la patente e che oggi ha i pensieri che io avevo a 20 anni. Ma Massimo, non avere paura. Ne siamo usciti noi, ne uscirete anche voi, perché la radice è buona e
anche se oggi sembra che nessuno voglia fare il primo passo, come avvenne allora. Ad un certo punto i migliori alzeranno la testa e tutti li seguiranno. Massimo, stai coi migliori. Io ora vado, ma tornerò. Voglio vedere se l'elmetto stempierà anche te. Ma Massimo, non avere paura. Ne siamo usciti noi e uscirete anche voi, perché la radice è buona. E anche se oggi sembra che nessuno voglia fare il primo passo come venne allora, ad un certo punto i migliori alzeranno la testa e tutti li seguiranno.